L'aurora boreale è uno dei fenomeni più affascinanti del cielo e l'Islanda è uno dei luoghi migliori al mondo per osservarla. In un altro filmato cercheremo di capire cos'è l'aurora dal punto di vista fisico. Qui invece ci dedichiamo alle strategie che adottiamo nei nostri viaggi per cercare di vederla al meglio. Dalla latitudine dell'Islanda, l'aurora boreale è visibile da metà agosto alla fine di aprile. In questo lungo lasso di tempo si possono però individuare i periodi migliori di altri, per ragioni meteorologiche o per le opportunità che l'ambiente offre in relazione al clima o alla disponibilità di luce. Il rapporto tra ore di luce e ore di oscurità in un giorno varia moltissimo in Islanda nel corso dell'anno. Passiamo infatti da 24 ore di luce al giorno a fine giugno a 5 ore di luce al giorno a fine dicembre. Se consideriamo che l'aurora si sviluppa tipicamente tra le 21 e le 3 del mattino, non ha molto senso andare a cercarla in periodi in cui è buio al di fuori di questi orari. Avere buio alle 17, come sarebbe a novembre, dicembre e gennaio, non aumenta infatti le probabilità di osservazione, ma ci impedisce di apprezzare gran parte delle meraviglie che l'Islanda offre di giorno. Chi ha osservato qualche volta l'aurora boreale sa che parte del suo fascino è dovuta alla bellezza degli ambienti in cui si è immersi, ma anche all'aspettativa generata dalle attività che precedono l'osservazione. Esistono infatti molti strumenti oggi che ci permettono di fare vere e proprie previsioni che possono poi essere correlate con quelle atmosferiche. Questo ci permette di scegliere le notti più promettenti e gli orari migliori nel corso di ciascuna notte. La conoscenza del territorio e dei microclimi locali permette poi di non essere passivi nella definizione del nostro punto di osservazione, ma di poterlo scegliere accuratamente in base al paesaggio in cui vogliamo trovarci e a ciò che il clima ci permette di fare. Siamo ormai a metà aprile e alla latitudine a cui si trova l'Islanda, queste sono le ultime notti favorevoli per cercare di vedere l'aurora boreale. In questo periodo dell'anno, a questa latitudine, le giornate infatti si stanno allungando molto velocemente, circa 7 minuti al giorno, e tra un paio di settimane la notte non sarà più sufficientemente scura da permetterci di vedere l'aurora. Dovremo quindi attendere fino a metà agosto, quando lentamente la notte ricomincerà a conquistare il suo spazio e anche l'aurora finalmente tornerà ad essere visibile. Cerchiamo quindi di sfruttare al meglio queste ultime occasioni e di riportare a casa qualche bella aurora vista con gli occhi e magari anche fotografata. Nella maggior parte dei casi, se si osserva l'aurora boreale dall'Islanda, questa compare verso nord. Per una visione ottimale è quindi importante non avere città, villaggi o comunque fonti di luce artificiale a nord del punto che abbiamo scelto per l'osservazione. Da Reykjavik possiamo scegliere diversi scenari interessanti con queste caratteristiche. Un tratto di litorale affacciato sull'oceano, per esempio, ma anche un paesaggio montuoso ancora innevato. Per questa notte abbiamo scelto un'area che si trova tra Reykjavik e il Parco Nazionale di Thingvellir, subito a sud del Monte Esja. Diamo intanto un'occhiata all'attrezzatura che useremo stanotte per cercare di fotografare l'aurora boreale. La macchina fotografica innanzitutto è una reflex digitale Nikon con sensore in formato APS-C, quindi una Nikon D7500 che è una macchina di ultima generazione anche se il progetto risale ad un paio d'anni fa. È uno strumento che presenta alcune caratteristiche molto interessanti, prima fra tutti quella di restituire immagini di qualità anche in condizioni di luce scarsa, quindi proprio quelle che troveremo questa notte, e poi offre una gamma dinamica notevole, quindi ci permette di giocare con sensibilità, apertura del diaframma e tempo di posa con il massimo grado di libertà possibile. Associato alla macchina fotografica abbiamo poi uno zoom grandangolare Tokina, un 11-16 mm f2.8, quindi un obiettivo molto luminoso, perfetto per questo tipo di utilizzo e, cosa non trascurabile, che si trova ad un prezzo non troppo elevato. Macchina fotografica e obiettivo acquistati nuovi oggi con tutte le garanzie ufficiali comportano una spesa intorno ai 1500 euro, ma è diciamo un'attrezzatura di ottima qualità non solo per il fotoamatore ma anche per un semiprofessionista.
L'altro strumento indispensabile che useremo questa notte è il treppiede. Noi abbiamo scelto un cavalletto non particolarmente leggero, tutto in metallo. Questo perché un cavalletto pesante garantisce una certa stabilità anche in condizioni di vento leggero. Il cavalletto in plastica o in fibra di carbonio più leggeri, diciamo, non garantiscono la stessa stabilità. L'altra caratteristica che abbiamo considerato al momento dell'acquisto è queste clip che permettono la regolazione dell'estensione delle gambe, che le abbiamo scelte in metallo. Questo perché le clip in plastica in condizioni di bassa temperatura, come possono verificarsi quando si va a cercare l'aurora boreale, possono rompersi molto facilmente. Quindi un cavalletto moderatamente pesante, tutto in metallo. Noi abbiamo poi scelto una testa a tre vie che ci piace particolarmente. L'aurora è già chiaramente visibile guardando verso nord qui alla mia sinistra. È abbastanza intensa anche se bassa sull'orizzonte. La prima cosa che farò, proverò a filmarla in modo tale da farvi vedere in un filmato, diciamo, in tempo reale a quale velocità si può muovere l'aurora boreale nel cielo. La qualità del filmato sarà pessima, non sarà paragonabile a quella delle foto che proverò a fare più tardi. Turn your back, you're a broken man. They come around and just die in the shade of your head. I don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Ora qualche foto da questa fantastica notte. Intanto grazie per la vostra compagnia. Dall'Islanda è tutto per ora. Paolo Cortini, 90 gradi est. You wanna prove you're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. Love is gonna give